Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video diverso, un video istruzioni per l'uso. Siamo giunti ad un punto della vita di Arte per te in cui è necessario dare le linee direttive per poter seguire al meglio tutti i social a cui è collegato Arte per te. Dalla casa madre YouTube a Facebook, a Instagram e al blog. Quindi cominciamo, adesso vi dirò come interagire con me in tutto e per tutto. Innanzitutto YouTube. YouTube è diventato un po' più complesso in quest'ultimo periodo, ci sta mettendo a dura prova, sia a voi come utenti che a noi come YouTubers, perché ogni giorno, o quasi, ha qualche stupenda novità. Le ultime novità sono che i video, i canali, non crescono e non possono essere messi in evidenza se non hanno parecchi pollici in su. Nel senso, non è che non crescono, perché se li andate a cercare e poi vi iscrivete, crescono naturalmente, ma YouTube fa una selezione dei video con più pollici in su e li mette in evidenza nelle vostre home page, nelle home page di tutti. Quindi se credete che Arte per te sia un canale che merita evidenza, spolliciate ogni video, non vi costa nulla, non c'è una tassa sul pollice in su, non c'è una tassa sul pollice in giù, è solamente un gesto di apprezzamento e di aiuto per il canale, in modo che questo possa crescere felicemente nel web. Seconda novità, la condivisione. Anche le condivisioni contano, quindi se vi va, condividete tutti i video. Terza novità, i commenti. Qui dovete fare qualcosa di più che un semplice pollice in su o una condivisione, perché i commenti sono diventati complicatissimi. Come voi sapete, io mi vanto da sempre di rispondere a tutti, anche facessi le 5 del mattino, io mi metto lì e rispondo a tutti voi, anche perché molte delle vostre domande sono domande tecniche che necessitano proprio di una risposta, ahimè, spesso non troppo tempestiva, perché oramai siete in tantissimi. Comunque, rispondo a tutti. Questo, o meglio, rispondevo a tutti, perché questo rispondere a tutti poteva essere finché avevo l'accesso a tutti i vostri commenti. Ora, per poter rispondere a tutti, è necessario che voi mi diate il permesso di rispondere. Cioè, tra le impostazioni del vostro canale, con la freccetta del vostro mouse, spostatevi in alto a destra, ve lo faccio vedere in un rettangolino qui accanto, e cercate proprio la scritta impostazioni. Dalle impostazioni andate quindi a rivedere la possibilità da parte di tutti di poter commentare ai vostri commenti. Io ho tantissimi commenti che vanno a finire oramai in una sezione nascosta e sono tutti quei commenti a cui non mi è possibile in nessuna maniera rispondere. Ogni tanto ho il tempo di andare canale vostro per canale a dire io non posso rispondere a questo commento, a qualcuno di voi sarà capitato che vi abbia risposto in home page, però capite che per me è un lavoro troppo grande da poter fare, quindi vi prego semplicemente di selezionare questa opzione per fare in modo che si possa interagire in maniera diretta. Ma mi raccomando, prima di accertarvi, che abbiate un account Google Plus. L'avete sicuro tutti, nel senso che YouTube ve l'ha generato automaticamente con la vostra iscrizione, però assicuratevi che sia attivo, assicuratevi che siate collegati con me, quindi cercate Arte per te anche su Google Plus, in modo che i commenti e le cose che io scrivo su YouTube arrivino nel vostro Google Plus e che si possa interagire proprio in maniera fluida. Quando io pubblico un video, subito vi arriverà la possibilità di vederlo senza che ci sia bisogno di una notifica da parte di YouTube su YouTube, perché Google Plus vi avviserà automaticamente del mio video online. Altra cosa, se non volete perdervi neanche un video, dovete interagire con me, perché piano piano YouTube sta facendo in modo che se non si interagisce troppo con gli YouTubers, con i video che andate a guardare, quindi questa è una cosa che non vale solo per il mio canale, YouTube non vi manderà più, appunto, vi dicevo, la notifica del video, quindi quando andrete su iscrizioni a vedere i video che sono usciti dai vostri YouTubers preferiti, non troverete magari più il video di Arte per te, perché per 3-4 video non avrete commentato, non avrete spolliciato, e quindi se non ve lo andate a cercare proprio voi di vostra volontà, ciao ciao, ci vediamo tipo tra 2-3 mesi, mentre noi qui pubblichiamo 2 video a settimana di solito. E allora, anche questo, abbiate l'accortezza.
o di farvi notificare tramite posta elettronica e video, e questo si attiva sempre tra le impostazioni del canale YouTube, oppure cliccate, spolliciate, interagite con i video. Lo so che molti di voi lo fanno, ma oramai siamo tantissimi, siamo più di 17.000 e molti magari sono nuovi a questo mondo e quindi è giusto dirlo. Ora, parliamo invece un po' di aiutare voi. Abbiamo parlato per adesso come aiutare me o aiutarci a vicenda per interagire sul canale. Ora vediamo come voi dovete usare nel modo più giusto il canale. Partiamo dalla home page del canale. Quando arrivate su un mio video e vi piace e volete iscrivervi, basterà cliccare sulla scrittina Arte per te in eretto che c'è sotto ogni video. Cliccate lì e verrete trasportati immediatamente sulla home page. Dalla home page è possibile accedere a tutti i video. Innanzitutto, in evidenza ci sarà il video di introduzione al canale, lì dove io spiego cos'è Arte per te. Poi, sotto a quel video, io ho fatto una serie di playlist subito evidenti dove ho messo la raccolta dei video che più vi piacciono. Allora troverete il corso di pittura, il corso di restauro, sono proprio delle raccolte, in modo che se voi vogliate un giorno vedervi tre lezioni, non dobbiate impazzire a cercarvene tra tutti i video, anche perché YouTube oramai non li metto più nemmeno in ordine cronologico, è un po' un macello. La home page di Arte per te è proprio semplice da consultare, è proprio il modo più semplice per fruire dell'intero canale, quindi abbiamo capito che tutti i video li troviamo sotto alla intro del canale, quindi questo è il video introduttivo dove vi do il benvenuto. Poi, andando più in alto a destra, troverete il link di accesso diretto alla pagina Facebook, a Google Plus, a Twitter, al blog e ad Instagram. Basterà quindi cliccare su uno di questi link per accedere direttamente al social desiderato. In più, adesso, se vi spostate proprio al di là del banner, quindi della mia facciona, sulla destra troverete anche l'accesso al mio secondo canale. Due cuori e una cappa, il canale di cucina che ho con mio marito. Vi aspetto anche là e le modalità di fruizione sono le medesime. Fermo restando che se non doveste trovare alcun video, non vi preoccupate, vi aspetto o su Google Plus o sulla pagina Facebook. Di questi social trovate sempre il link nel box informazioni. Il box informazioni cos'è? È un allargamento della pagina che si trova proprio qua sotto dove vi sto parlando. Se scendete, fino a qualche tempo fa c'era scritto mostra altro, ora non c'è più. Comunque vedete che io scrivo ciao a tutti oggi e poi c'è scritto continua. Cliccate e si aprirà proprio una serie di notizie che io immetto, tra cui appunto tutti i link. Ve lo starò facendo vedere qui accanto, quindi seguite anche la parte visiva di questo video. Allora, parliamo di Facebook. Su Facebook ci sono sempre, mi affaccio quotidianamente, lì vi conviene postarmi le vostre domande più immediate, se avete un qualcosa di urgente, perché la posta di Facebook è quella che mi viene più semplice da aprire, e ora vi spiego anche il perché. E quindi, se dovete comunicarmi qualcosa di urgente, se volete interagire col mondo di Arte per te, quindi non soltanto con me ma con gli altri iscritti, lì troverete un posto fantastico dove ogni giovedì sera alle 21 si tiene anche un corso di disegno online, dove io correggo i disegni che ho assegnato la settimana precedente e assegno il disegno per la settimana successiva. Sono 3 anni attivi, un primo, un secondo e un terzo anno. Se vi venisse voglia di partecipare, iscrivetevi automaticamente al primo anno, basterà nulla, non è un corso a pagamento, è tutto gratis, basterà semplicemente fare il compito assegnato. I compiti io li vado a postare nell'album fotografico compiti del corso di disegno. Nella didascalia di questi compiti troverete il da farsi, quindi la data di consegna e come fare quel disegno che ho assegnato, quindi la tecnica, i materiali che dovrete usare, il chiaroscuro che dovete applicare. Poi io, il giovedì indicato nella data, i giovedì sono alternati, perché un giovedì correggo il primo anno e il giovedì successivo il secondo e il terzo, quindi avrete 2 settimane di tempo per svolgere il compito. E allora, quando dovrete postare il compito, voi entro le 20:30 lo postate sulla pagina di Facebook, non dopo, avete tutto il giorno per postarlo, ma non dopo, perché poi io se no faccio notte a correggerli, e in tempo reale ve li correggo, quindi vi do i suggerimenti per raddrizzare il tiro qualora foste usciti un pochettino fuori asse, cosa che capita oramai veramente di rado perché fate progressi pazzeschi, e di conseguenza assegno il nuovo compito.
compito. Di anno in anno si procede nel percorso artistico qualora voi foste d'accordo. E allora, fatto il corso su Facebook, quindi potrete conoscere tantissime persone del mondo dell'arte, postare le vostre opere d'arte per farle vedere al mondo, almeno al mondo che interagisce con Arte per Te, quindi partecipare al corso di disegno o semplicemente scambiare quattro chiacchiere con me. Io vengo, vi auguro il buongiorno, certe volte vi offro il caffè, molte volte vi racconto le vicissitudini che mi stanno capitando, interagisco con voi quotidianamente, quindi la uso quasi come un profilo privato, sono molto presente su Facebook. Mi riprometto di essere altrettanto presente su Instagram, che mi piace e non mi piace, perché il mondo fotografico è bello se hai le mani libere, ma quando hai un bimbo piccolo come me, fare fotografie diventa un attimino più difficile, perché appena esco l'iPhone, mio, e allora come fare un Instagram? Instagram c'è, e molto spesso posto foto, non con la quotidianità e con la velocità con cui vedo molte ragazze postare su Instagram, però quando penso che ci sia un momento da immortalare, ecco, lo trovate lì. Quando devo fare qualche comunicazione su dei materiali che vedo a un prezzo molto interessante, allora è capace, lo metto anche lì. Quando faccio dei nuovi video, e allora l'anteprima la metto anche lì, in modo da avvisarvi, da arrivare da più parti in maniera più capillare. Cos'altro dirvi su Arte per Te? Se vi piace, parlatene in giro. Se non vi piace, ditemi perché, così che io posso offrirvi un canale ancora più completo. Arte per Te è un canale d'arte a 360 gradi. Si parte dai bimbi piccoli piccoli e si va ai grandi grandi. Naturalmente è un canale online, di conseguenza si affrontano temi impegnati, ma sempre con la velocità e la brevità che YouTube ci consente di fare. Non saranno mai troppo approfonditi gli argomenti, seppur fatti in maniera professionale, spero, e completa. Dico questo perché molte volte dei professionisti si affacciano e pretendono che da un video di 15 minuti esca una lezione universitaria ad alto livello, quasi dovessi io mostrare quanto brava sono. Arte per Te non è un mondo in cui io lucro, cioè non vendo le mie opere, non vendo il mio lavoro, non vendo nulla che appartiene alla mia sfera professionale, che è ben altro da Arte per Te. Arte per Te è solamente il luogo della passione per me, il luogo dove posso esprimere libera tutto quello che voglio dire, indipendentemente dai programmi ministeriali o da quello che posso dire a lezione. Quindi, se volete entrare nel mio mondo, oggi vi ho fornito il metodo per farlo in maniera veloce e pratica. Qualcosa mi sarà sfuggito sicuramente, qualcos'altro YouTube andrà modificando prossimamente, quindi credo che di questi video ne necessiterà più di qualcuno nel corso della vita di Arte per Te. Spero che vi sia stato utile e vi aspetto tutti nel mio piccolo mondo d'arte. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!